nel centro del paddock, Castelletto di Branduzzo, si respira agonismo puro. Box Baby Race, siamo con Pipino. Come stanno andando queste prime schermaglie in previsione di prefinale e finale di domani? Onestamente, dopo le prime qualifiche i tempi non sono andati benissimo perché avevamo dei problemi che però, avendo messo a posto, adesso abbiamo fatto la prima manche e li abbiamo visto risalire dalla 27ª posizione fino alla 19ª. Sì, io ho recuperato una decina di posizioni, però poteva andare anche meglio. Comunque ci stiamo mettendo, diciamo, tra virgolette a posto, quindi si può fare anche meglio. È appena terminata la finale della KF3 qui a Castelletto di Branduzzo per la USK Final Cup. Un Lorandi giunto in secondo in volata dietro a Hillot, un Lorandi insomma non proprio felice. No, perché siamo un po' rammaricati, la partenza è andata bene, sono sfiato bene, poi i primi giri in mezzo al gruppo dovevo chiudere, ho sporcato tante le gomme, poi mi passavano, alla fine verso metà gara sono riuscito a trovare il giusto passo, però ormai Hillot era troppo lontano, verso la fine ho fatto un errore, sono avvicinato molto, però lui dopo lì andava un filino più forte, aveva ancora qualche cartuccia da sparare verso la fine. E quindi sarà il secondo. Lorandi è terzo, Skid quarto, ma non è finita qua. Sono praticamente appaiate in quattro. Lorandi all'interno. Lorandi è dato il comando. C'è Lorandino che entra primo alla tornante 8. Vince Lorandino. Secondo Martinez. Terzo Skid. Sandro Landi è appena terminata la 60 mini, l'ennesima gioia, felicità. Sì. Dopo il secondo posto di prima, ci dà un po' di morale questo primo, una bella gara, Leo ha fatto di nuovo spettacolo all'ultimo giro, ha fatto ancora il suo spettacolo, bello, è stata bella, una bella soddisfazione. Senti Sandro, l'ultima curiosità, ma in sede state facendo un'altra bacheca per quest'anno? Quest'anno abbiamo fatto veramente un bellissimo lavoro, penso sarà irripetibile quello che abbiamo fatto quest'anno. Ce lo godiamo fino a fine stagione. Suona l'inno di Mameli, sempre grazie a un fantastico Leonardo Lorandi qui al Sette Laghi di Castelletto di Branduzzo per la conquista di questa WSK Final Cup. Un'altra immensa esplosione di gioia per te. Sì, è stata veramente una vittoria fantastica. Sono stato dietro al primo per tutta la gara, soltanto al penultimo giro ho provato a sorpassarlo, però senza successo, quindi ho provato alla penultima curva, sono riuscito a fare un triplice sorpasso veramente bello. Siamo felici di aver vinto questa bellissima gara e cercheremo di fare lo stesso anche a Lignano.